Cari amici, bentrovati. Oggi, registrando la nuova puntata del diario di una ricercatrice, è emersa più volte la parola tradire e così mi sono incuriosita e sono andata a verificare l'etimologia da tradere. Quindi c'è un consegnare, un dare, c'è un passaggio che poi è stato in qualche modo influenzato nell'uso peggiorativo del consegnare ad un amico, ad un nemico. E se invece noi nel tradire in questo passaggio il nemico che veramente stiamo tradendo è noi stessi, e se il tradimento ci permettesse solo di entrare in connessione con ciò che è il passaggio, la nuova consegna che vogliamo fare nella nostra vita, nelle nostre azioni, e questo trasformasse il nemico in amico.